per quanto riguarda le misure che seguiranno nei prossimi giorni allo scadere dei regolamenti attualmente in corso. Poi nel dettaglio li vedremo, ma di principio credo che ci sia un uniforme parere di continuare con il sostanziale schema di questi giorni fino alla settimana successiva alla Pasqua, quando poi evidentemente potrebbero essere prese lente e progressive determinazioni diverse. Per il momento non cambierà nulla, le uniche cose che possono evidentemente cambiare, su cui ci stiamo in questo momento consultando anche con gli esperti, sono: da un lato, lo abbiamo già fatto ieri, la parziale riapertura di taluni settori di vendita, ma limitatamente al materiale di cartoleria che molte mamme in qualche modo ci hanno sollecitato per gli studi, ma anche per le esigenze ludiche dei bambini rimasti a casa. E poi un'altra cosa riguarda ovviamente la possibilità di far prendere, come si dice, una boccata d'aria ai nostri figli, ai nostri nipoti, e in taluni casi quella boccata d'aria corrisponde anche ad alcune necessità di cura per taluni ragazzi portatori di handicap. Penso a ragazzi autistici che nell'uscire di casa e affrontare determinati percorsi talvolta fa parte integrante delle terapie di cura. Su questo ci stiamo confrontando con il governo, con Sonia Viale, con tutti coloro che sono interessati. Io penso che questo potrebbe entrare in una delle misure modificative dell'assetto attuale.